Dicevo prima, quando sono intervenuto, che quando un centrocampo fa meno filtro per vari motivi, la difesa prende gol, penso che sia automatico, no? Quindi una difesa come quella, che non è che abbia diminuito il proprio rendimento totale, generale, è che si è trovata più assalti addosso, più veloci di prima, con degli attaccanti meno imbrigliati di prima, perché il centrocampo, il mediano che ti sta a far filtro e il quale poi magari una volta scavalcato non rincorre immediatamente l'attaccante, ti crea una superiorità numerica, e ecco che la difesa non ce la fa più. Tu ritorni a centrocampo? Ecco. Secondo me sì. Adesso, a parte l'attacco, io non ho parlato dell'attacco, sto parlando dei motivi secondo me per cui abbiamo preso più gol, ecco. No, perché la coperta secondo me è corta, quindi no, beh, l'attacco la è un altro discorso. Gol, l'attacco ne segna, l'attacco è un altro discorso, poi se vuoi lo ti dopo, dico la mia, va con le mio parere. Lo snoccioliamo, esatto. Meglio. Io volevo fare un altro discorso invece, Fabrizio, no? Adesso noi, nonostante il punto nelle ultime tre partite, siamo secondi. Stavo per dirti, passiamo al nonostante, perché passiamo al nonostante. Nonostante tutto, sta accadendo quest'anno, rallentano tutti. Se la regia ci manda in sovraimpressione la classifica, che io peraltro ho qui, però la vorrei. Comunque stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica. Esatto, eh? Attenzione. Io volevo dire questo, la Ternana è seconda in classifica. Nonostante adesso, tutto, prima della sosta, cioè due turni casalinghi. L'ultima di andata con la Reggiana, assicurano per niente, non dirà sicuro. Potrebbe informarsi sulla SNAI, le quote, perché qui ormai tutte triple da giocare. E poi la prima del girone di ritorno, che è sempre in casa con l'Andria. Allora, considerando che domenica prossima il Verona va a Porto Cruaro. Domenica gioco la doppia. Giochi una doppia. Vabbè. 1x? La doppia su, no, no. Su quale partita? Maternana. Boh, pareggia scappato, non scappa più, quindi 1-2. Sì, certo. 1-2. Ho capito. Va bene. Va bene, no, dicevo, con questi due turni casalinghi, se dovessero andare come speriamo, perché fino a prova contraria speriamo di vincere, noi potremmo girare come campione d'inverno, che è un titolo pleonastico, però fa, sai, fa sempre piacere, fa morale quantomeno, no? Potremmo allungare con la partita successiva contro l'Andria, a quel punto c'è la sosta, dovremmo recuperare Di Dio, Di Deo, Piccione al 100%, esatto. Perna e Torzi Borsa al 100%, quindi cominciare il girone di ritorno, forse primi, con la rosa finalmente recuperata. Questi ragazzi, Camilleni non lo so, ho perso le tracce e francamente non le ho neanche più cercate, perché preferisco, sta facendo bene. Quattro passi in più, non è che le mando a dire, ma questi ragazzi devono... Però io stavo a parlare con lui, se no mi fai il monologo stasera, ma siccome sei stringato, perché sono portato contenuto preciso, contenuto, mirato, la prendi sono... del Cresce e della Vini per dirmi le cose, allora... sono portato a intervenire, vero? Mette sì, ma io non discuto, però se stringi un po', vabbè, se no non faccio parlare gli ospiti. Poi adesso amici sono venuti la prima volta stasera, che è un lazzaretto, tutti male. Poi stanno. I bimbi. Allora dicevo, voglio dire, no? Sarebbero delle prospettive quanto meno interessanti, no? Se tu vai a fare un giro per Terni, ma anche tra di noi senza andiamo lontano, ma qui non ci crede nessuno, però, fondamentalmente. Ma perché? Ecco, allora il discorso ritorna alla imprevedibilità totale della squadra, che nonostante sia passato già un girone. Non sai quello che ti aspetta la domenica dopo, perché se non fosse così, veramente ci sarebbe da fare dei piccoli sogni, anche a piccoli passi, ma dei piccoli sogni. Perché adesso c'è due partite in casa, di cui sulla carta una mediamente difficile, una sulla carta facile. Come poi il calendario quest'anno si è divertito a creare un altro piccolo particolare caso, che credo non sia mai accaduto, casa nostra, che facciamo altre due partite in casa nel pieno dello sprint finale, cioè, ossia Porto Cruaro e Lanciano. Quindi noi quest'anno, anche se la prossima, diciamo, è Pescara, Verona, vengono qua, esatto, le prossime, esatto, quindi stanno tutte le condizioni di calendario per fare sogni che sono quasi molto più vicini alla realtà, se non fosse che sta squadra ormai ci ha abituato a delle follie assurde. Quindi a delle ci follie. Sono la squadra. Però, la società la vedi convinta, però non aspetterei il mercato di gennaio per esprimere un giudizio. Ma io il mercato di gennaio quest'anno capita, no.
capita a girone di ritorno già ampiamente cominciato. Beh, dipende, per cui... se tu peraltro la fiera del Cassero già c'è stata. Ecco, se tu però l'acquisti fai il primo il 2 gennaio, soprattutto se li fai, se li fai quella 30, di Santa Lucia, magari stanno cessioni, stai alla quinta del ritorno. Il mercato è... Però io tornerei al discorso che facevo prima del nonostante, perché ci stanno due fattori nuovi quest'anno. Allora, uno è il fattore del livello generale, livello tecnico generale del girone, che io sinceramente non riesco a capirlo, non riesco a decifrarlo. E io la meglio, cioè, non riesco a capire. Allora, non riesco a capire, non riesco a capire se sono questo girone è fatto di squadre mediamente forti, per cui diciamo si distribuisce un po' la forza a cominciare dalla prima fino all'ultima, perché se guardiamo la classifica ci sta un fatto quasi unico, credo, in Italia, che è l'unico girone che consta di soli 14 punti di differenza tra la prima e l'ultima, che sono pochissimi, guarda, sono tre vittorie. Ma il Lanciano, che sono tre vittorie. No, sale la parte sinistra, ma sulla carta sta in piena lotta play-out, no, perché... 5-3-15. No? 5-3, sì, sono 5 vittorie. Che cosa? No, la differenza tra, se diciamo, non ti ascolta. No, dicevo, il Lanciano, se dici che sta la parte sinistra della classifica, sta a un passo dai play-out. Quindi un po' tutto il girone che non si riesce a Lanciano tremano ancora. Non si riesce a decifrare, diciamo, la cifra tecnica complessiva del girone. Uno. E nonostante questo, c'è un fattore che quest'anno per l'Atenana è nuovo, perché credo che sia ciclico un po' come i mondiali per l'Italia ogni 12 anni, ma quest'anno abbiamo un discreto fattore C. Io questo ce lo vorrei mettere, Cino, che non è la serie C, ce lo vorrei, mettere di prepotenza, perché domenica per esempio una partita come quella, penso 99 squadre su 100 la perdono. Perché un attaccante che si è mangiato un gol 1-1 davanti alla porta, che l'avrebbe messa dentro anche mio figlio, anzi i miei figli, perché ce ne ho due. Quindi credo che quest'anno come non mai la dea bendata ci stia dando anche una mano di quelle proprio esagerate. Sarebbe il caso di, per cui calendario, fortuna, di sorridergli. Calendario, fortuna, girone non eccezionale, sono tre fattori che squadra unita senza prime donne, almeno è importante. Stefano, senza disturbi esterni, forse strani, questo non lo sappiamo, forse. Parlavamo di mercato, tu dicevi, io mi accontenterei che non gelessero nessuno. Per questo, spero che continui a vedere questo pessimismo leopardiano, oserei dire. Già dall'anno scorso, anni passati, noi siamo sempre arrivati a un certo punto che ci sembrava tutto andare rose e fiori, e poi siamo ritrovati con lo stoppino e basta. Diciamo così. Diciamo in questa maniera. La pagliuzza molto corta, tant'è che le ultime giornate sempre... Ma adesso, per dirla... Siamo a 28, ci mancano 13 punti per la salvezza. Noi facciamo questi 13. Poi dopo cominciamo a guardare. 14, 15, sto più tranquillo. Va bene, 15, ne aggiudico. 5 vittorie, no? Ecco, facciamo queste 5 vittorie, poi dopo vediamo quello che succede. Non ci siamo rimasti fregati troppo volte. Ci abbiamo anticorpi ormai grossi, grossi, ma talmente grossi questi anticorpi che ormai basta. Vediamo i fatti, poi dopo saltiamoci, vediamo, giochiamo. Vediamo il mercato, no? Se il mercato di gennaio vendiamo chi non dovrebbe essere venduto, a quel punto e non si prende nessuno. E soprattutto, vabbè, non si prende nessuno. Ma che serve, insomma, no? Che arriva il solito carneade, quelli che abbiamo, già mi sarei accontentato, ma soprattutto da non vendere le teste di serie, diciamo, cioè gli appetibili. Se quelli, insomma, che Conca si è chiacchierato, tanto. No, assurdo che lo vendano. È assurdo se vuoi. Se no, vuoi avere, l'ho detto Conca, se no una parte di Conca si è chiacchierata. Fabri, per cortesia. lo so, però non l'ho detto. Vabbè, è impossibile essere seri. Pagelline? Andiamo, dai. Pagelline e poi cambiamo. Andiamo, che commenteranno il pagello. Non volevi una puntata seria stasera, no? Se no non invitavi a noi, questo è chiaro. Posto che raramente sono seri, però comunque andiamo avanti. Regia, andiamo con le pagelline, dai. Iniziamo come sempre con il capitano Stefano Visi, che questa settimana merita un 6,5. Incolpevole sul gol, svolge il resto del lavoro con precisione e bravura. Sei d'accordo, sì. Posso dire una cosa su Visi? Lo vedo tanto irrequieto. Cioè, io penso che sia uno dei pochi portieri al mondo che pia più ammonizioni di un centrocampista incontrista. Cioè, se deve dare una calmata.
Secondo me frequenta Piccioni, vanno dei pari passi, infatti penso che sarebbe una presa all'altra.